Buongiorno ragazzi, bentornati qui sul canale del Team Ombra. Anche se l'espansione ormai è ufficiale, uscirà l'anno prossimo, in un periodo ipotetico, prima di marzo, diciamola così, gli spoiler non si fermano. Non siamo qui a discutere su l'espansione, eccetera. Se volete c'è il nostro episodio di Studio Vanguard, nella quale ne parliamo più dettagliatamente. Oggi siamo qui, solo, come il nostro solito, a visionare tutti gli spoiler stati della settimana scorsa. Spoiler importanti, si comincia con uno spoiler al giorno praticamente, perché ovviamente essendo l'espansione posticipata non possono continuare a fare 4, se no non arriviamo prima dell'espansione a avere carte ancora, ancora carte. Quindi partiamo. Il primo giorno è stata rivelata Biblioteca Volante. Biblioteca Volante è un grado 2 promo ufficialmente di Dark Irregular, veramente importante. Uscirà come rara per noi. Cosa dice? Out in retro, in GB1, quando questa unità viene giocata in un cerchio di retroguardia, noi possiamo pagare un contrattacco per fare Soul Charge 2. Poi, se il nostro numero di carte nella nostra anima è 6 o superiore, peschiamo una carta, e se il numero di carte nella nostra anima è 10 o superiore, facciamo Counter Charge. Di per sé fa come il gattino stand, solo che Soul Charge una carta in più, detta stretta. Però, a differenza del gattino stand, lei resta anche in gioco, quindi praticamente è il gattino stand plus. Essendo che il gattino stand, già sapete che è forte, è utilizzato, si gioca stand solo per avere quel gattino nel mazzo, pensate a lei. Lei praticamente da sola ci fa un più 2 in anima, che ci serve, e si auto praticamente ripaga se stessa, perché noi andiamo a giocare una carta, ma se abbiamo 6 carte in anima ne peschiamo una, quindi andiamo a farci il più 0 in mano, e fa Counter Charge, che Counter Blast è il suo costo. Questa carta qui è fondamentale per qualunque versione penso stiate giocando di Dark Irregular, perché è un Soul Charge, quindi è un aumento della stabilità del mazzo Irregolari Oscuri. Ok, a 8000, ma in Dark Irregular quanto ci frega della retro? Zero. Il suo concetto potrebbe essere che entra, fa le sue robe e poi la spariamo per intercettare a casissimo il turno dopo. Fare colonne grosse con le retroguardie in Dark Irregular non serve praticamente a nulla. Il nostro fulcro è il Vanguard, che può essere un eventuale Amon pieno di critici, un eventuale Gilles de la Veillée con sotto la nostra Doreen, e quindi andare a picchiare forte. Quindi il nostro obiettivo in tutto il mazzo è arrivare a 15 carte in anima il prima possibile, in modo da poter parare Gilles a piena potenza. Avere 6 carte in anima è al primo stride praticamente, perché già di base abbiamo le carte della ride, più abbiamo semmai l'effetto dello starter, ma comunque mezzo mazzo sul charge se ci sono anche lei, quindi 6 è facile, 10 anche probabilmente già la prima stride riusciamo a farlo. Quindi è soprattutto perché contano le sue due, quindi già le 6 è quasi praticamente scontato, perché ci basta aver fatto un Soul Charge qualunque durante la partita, perché abbiamo 1, 2, 3 sicuri, ci basta aver fatto un Soul Charge per avere, e poi lei fa Soul Charge di 2 e quindi andiamo a 6 e fa l'effetto. 10 ci basta aver giocato lo starter subito praticamente, quindi è praticamente condizioni facilmente utilizzabili. È una promo che sappiate veniva giocata e verrà giocata. Vederla così, quindi nel set come rara, non può che essere un bene per noi. Andiamo avanti e andiamo a vedere Signora, canoniera delle stelle di neutroni. È una carta di grado 3 di Link Joker che va a supportare l'archetipo Messiah. Dice che quando questa unità viene messa in gioco possiamo scegliere una delle nostre retro, loccarcela per loccare una retro del nostro avversario. Praticamente è l'effetto di Alter Ego solo messo in retro quando entra in gioco. Questo grado 3 è fortissimo per Messia, perché ci dà più stabilità alla nostra strategia, loccandocene una a noi, che poi andremo o a sloccare con Alter Ego o tramite effetti per fare multi-attacco e roba del genere, ma soprattutto va a loccare il nostro avversario una carta gratis, perché in Messia loccarci qualcosa a noi, anzi, è quasi positivo, quindi praticamente è un lock gratis. Questa carta è forte, l'unico grande difetto è che è un grado 3. Perché è un difetto? Perché se stiamo giocando Messia, i gradi 3 sono un po' bloccati, perché dobbiamo giocare gli Alter Ego e di solito si gioca Freeze Ray come backup per i primi turni, per essere forti, eccetera. Per fermare tutti i mazzi rush che ci sono adesso, tipo Aqua, eccetera, Nova, eccetera, che sono adesso, si tende a giocare Freeze Ray come secondaria. Quindi lei sarebbe un po' pesantina in più, ma per me ci sta giocarla. Tanto noi comunque in un mazzo vogliamo tendenzialmente vedere Alter Ego, quindi probabilmente possiamo anche giocare un 3-2-2.
tendenzialmente, quindi assicuratemi un 4 di Alter Ego, 2 di Freeze Ray e 2 di lei. Comunque questo è il fatto che questa carta serve, bisogna trovare uno spazio per almeno giocarla in 2 pair, perché è tutta la combo, è un pezzo della combo che ci serve. Se volete essere un po' pazzi potete proprio cavare completamente i Freeze Ray per metterci 4 di lei, sarebbe una buona scelta, un po' deleteria, però comunque buona. Perché comunque i Freeze Ray, come ho detto, li vogliamo tenere per eventuali, vediamo che il nostro giocatore avversario ha acqua forse, quindi addirittura andiamo a puntare ad avere Freeze Ray il prima possibile come prima stride. Ma resta il fatto che questa carta è forte, in Messia fa quello che vuole, negli altri mazzi potremmo anche giocarli in un eventuale caos eccetera, perché comunque è un lock, però molto meno importante negli altri mazzi, perché comunque sì è un lock, ma è un lock anche a noi che in caos invece serve, e caos non fa colonna, quindi evidentemente è una carta per Messia questa carta qua. Però resta il fatto che è un'ottima ottima carta, trovarla come comune è ottima, mi sembra che era comune anche nel set normale, quindi ci sta, e quindi veramente un buonissimo, buonissimo, buonissimo supporto per Link. Imari, piccola principessa, grado 3 per Triangolo delle Bermuda, che dice che è armonia, e una volta per turno in Vanguard o Retro a GB1, quando l'unità di questa unità colpisce un Vanguard, se questa unità è in armonia, possiamo pagare un contrattacco, se lo facciamo scegliamo un'altra del nostro retro, ce la balziamo in mano, abbiamo una carta alla mano, la schieriamo in retro e gli diamo più 5. Allora, è praticamente la scelta migliore, tra virgolette, che abbiamo se vogliamo una G3 retroguardia per Bermuda Armonia, o comunque per Bermuda Armonia, perché gli altri tendenzialmente Bermuda vogliono il loro nome nel... vogliono il nome specifico nel nome. C'è da dire che è un quando colpisce per fare una cosa a Counterblast 1 in un mazzo che ne gioca tanti. Ok, il mazzo che ne gioca tanti è opinabile, perché comunque in armonia si gioca il Countercharger sul Blast 2 e Countercharger 2. È un po', cioè, penso che sia una cosa chiara e ovvia. E quindi il fatto che abbia un costo ne possiamo tranquillamente, diciamo, ripagarcelo. Deve colpire, però è quello il problema, non colpirà mai, quindi si può puntare al suo fatto della pressione, perché il nostro avversario non vorrà mai farcela colpire, perché farsi colpire da lei vuol dire permetterci un altro attacco, a meno che lui non abbia innescato, perché a prescindere qualunque carta noi andiamo a giocare con lei prendendo più 5, a meno che non sia un innesco da 5, ma siamo scemi, colpisce, perché un 6 diventa un 11, un 7 diventa un 12, eccetera eccetera eccetera. È un attacco in più che il nostro avversario dovrà parare. Quindi tendenzialmente andrà a parare i mari. Devo dire però che in un eventuale turno di Olivia, quindi i mari va a pushare due volte sul nostro avversario, perché comunque possiamo riprenderci in mano anche lei, quindi noi possiamo attaccare con la sua colonna, se colpisce, boh, no, non so, eccetera. Facciamo Counterblast 1, ripigliamo in mano lei, la rigiochiamo, o comunque sì, comunque la rigiochiamo e quindi diamo ancora più pressione, poi con Olivia la riprendiamo a mano, schieriamo la sua colonna, abbiamo un altro attacco che se colpisce ci fa fare robe, quindi è una buona G3 da retroguardia per armonia. Resta il fatto che tendenzialmente in armonia si vanno a giocare più che backup da retro altre Vanguard, come potrebbe essere molto raramente un eventuale break ride, ma è molto rara, ci sono gli altri G3 armonia che si giocano. Quindi è un po' da valutare armonia. Armonia è un bel mazzo anche perché per via di deck building. Io penso che una o due di lei penso di buttarsela dentro. Devo un attimo guardare, soprattutto bisogna guardare il pool di carte, perché c'è l'idea che esca armonia, ma uscirà tutto, uscirà con roba in più, eccetera. Io penso che un 1-2 per di lei di speranza gliela do, perché mette pressione, è sempre forte. Entrare in armonia, ma nel mazzo armonia ci entriamo ogni turno, perché nel caso lei sia già in gioco, resta, la facciamo con Lauris, la sua armonia, perché ci riprendiamo in mano la sua back e la rigiochiamo e la facciamo entrare in armonia. Però sì, sarà un attimo da vedere un attimo le cose, però tendenzialmente lei si va a giocare almeno in 1-2 copie, penso che potremmo vederla in giro. È un'ottima carta, buona carta, mette pressione, fa sprecare costi nello scudo del nostro avversario, che a un certo punto comincia non più ad averli, perché armonia tende le partite lunghe, visto che continua a pescare, a simulare, a fare attacchi multipli, e quindi fargli perdere altre carte è un po' doloroso per lui. Poi abbiamo Madoc, Matador della Spina d'Argento. Ci stiamo poco qua, perché è la Quintet Wall di Luna Pallida e non serve a niente. Non si gioca, non si guarda, non si...
Infatti passa da rara comune e niente, questa carta qua è inutilissima, ma proprio veramente veramente inutile, e quindi niente, non si giocherà questa carta, appunto. E allora non serve neanche tanto star qui a discutere su una carta oh, che bello, la buttiamo via. Motivi di art, però non ha consenso nel mazzo, perché se fosse che le buttava in soul, forse ancora, ma facendo che la quinta è normale, che le butta in trash, non serve a niente. Quindi andiamo pure avanti. Andiamo quindi all'ultimo giorno di rivelazione, ed è una Legend. Una Legend che ormai ci aspettavamo, un po' con le descrizioni delle carte errate, diciamo, che ha avuto Oriental Wave, ma è un buona Legend da vedere ufficialmente, ed è Macchinario Scorpione MK2. Legend che passa dalla rara comune per Macchinario, che devo ammettere non è per niente male. Dice che una volta per turno, andando in Vanguard, Counterblast 1, scegliamo una carta con lo stesso nome del nostro Vanguard, la scartiamo, e se siamo in Legion, praticamente siamo fino a 3 unità macchinario dalla nostra anima, le schieriamo in retro tappate, e questa unità prende la forza di tutte le carte che abbiamo schierato dall'anima. In pratica è lo Stag Beetle versione 2.0, quindi quella carta che avevamo ai tempi, mi sembra la primissima, B e B1, che diceva che quando veniva schierata in Vanguard ci faceva schierare due carte dall'anima e le prendeva la forza. Ovviamente le due carte devono avere macchinario. Invece questa può, cioè, non, ne schiera 3 e non è quando viene raidata, ma facendo un persona blast, quindi scartando la sua copia. Allora ci crea un più 3 dal meno 1, quindi un più 2 generale, perché noi scartiamo una carta per schierare 3, e già per questo è forte. Ok, le schiera tappate, ma già senza considerare altri effetti. Me le schiera tappate, sì, ma me ne schiera 3, quindi effetti on play stornano, ho comunque 3 carte in più per il turno dopo, che posso essere o il mio avversario mi ha spaccato la back, oppure non ho mai visto la back per tutta la partita, l'ho solo vista caricandola in anima. Bene, me le rischiero fuori io, può rischiarmi lo starter, che può fare tante robe. Già solo, a prescindere da effetti, questa cosa è buona. Però resta il fatto che è macchinario, quindi ha lo starter che risveglia, a carte che risvegliano roba, anche vedremo il mate, e anche lei stessa cosa può fare. Quindi già di per sé è un più 3 da un meno 1, quindi è già solo per questo è forte. La seconda cosa che fa è che scegliamo una nostra retro con macchinario nel nome, la mettiamo in anima, scegliamo una delle nostre retro guardie e la risvegliamo, e paralizziamo una retro nostro avversario. In pratica noi possiamo fare che effetto, schiero 3 dietro, o schiero 3 dove voglio. Dopodiché, una delle tre che abbiamo messo tappate la carichiamo in anima per risvegliarci una di quelle che abbiamo schierato, e veniamo a paralizzare anche il nostro avversario. Quindi di per sé il più 3 diventa un più 1 generale, perché, cioè, il più 2 diventa un più 1, perché meno 1 dalla mano, che diventa più, diventano 3. Qua è meno 1 dalla mano, che diventano 3, che poi diventano 2 per permetterci l'attacco in più. Quindi già solo per questo è ancora più forte. È comunque un plus, perché resta comunque da meno 1 più 2. Però ci permette anche l'attacco in più che non avevamo, paralizzando una carta al nostro avversario, quindi rendendogliela noiosa, paralizzare perché non sa, cioè che non può risvegliarsi durante la sua prossima fase, e quindi continua a rompere tutto. Ed è veramente veramente comoda. È comune, passa da comune a rara, ma per me macchinario la vedremo molto di più della vecchia promo. Per me macchinario adesso comincerà a girare con questa e non con la vecchia promo, e potrebbe essere un mazzo davvero noioso. Soprattutto questa carta fa Legend sia con il vecchio Calabrone, quindi quello della vecchia promo, quindi il macchinario Calabrone MK2, ma fa anche Legend con macchinario Zanzara MK2. Chi è macchinario Zanzara MK2? È l'altra carta rivelata quel giorno. G2 da 9000 di forza, che dice che durante il nostro turno, se abbiamo un Vanguard con macchinario tutte le unità, e se tutte le unità del nostro avversario sono tappate, quindi praticamente se ha fatto tutto, non si è tenuto la roba tappata per impedirci gli effetti, questa unità prende più 2000. Bitone da 11, sempre comodo, sempre buono, può colpire da solo, eccetera, può superare i vari step di forza, eccetera, comunque sempre buono, il più 2
a un 9000, ma soprattutto dice che auto in retro una volta per turno, quando questa unità colpisce un Vanguard, scegliamo una del nostro retro e ce la facciamo risvegliare, e scegliamo una del nostro avversario e gliela paralizziamo. In pratica, se colpisce, fa l'effetto che aveva il suo Master mettendo una carta in anima. Il bello è che lo fa se colpisce, il che vuol dire che se questa carta colpisce è multiattacco. Perché noi, se abbiamo un buon campo, comunque in un turno in cui non abbiamo fatto effetto G3, quindi abbiamo un normalissimo campo stappato, se questa cosa colpisce noi ci stendiamo l'altra retroguardia e abbiamo un altro attacco da sparare in faccia al nostro avversario. In un mazzo che, se non mi sbaglio, si tenderà a giocare con un po' di stand dentro, e quindi potrebbe essere un doppio attacco che permette un terzo attacco. Buona. Io, questa carta qua, anche senza essere il mate del G3 che comunque vogliamo giocare, è buona, io la vedrei vista in un mazzo macchinario, perché mette pressione, obbliga il nostro avversario a parare, se no si deve beccare un ulti attacco e paralizzarsi una retro, quindi sprecare scudi per un attacco del cavolo e sprecare scudi il macchinario, che è un mazzo che tiene le partite lunghe perché paralizza, quindi rallenta e tutto, non è sempre buona e cosa giusta. Resta il fatto che comunque Mega Colonia non ha la chiusura, è questo il suo grande carta negativa. Poi ricordiamolo che, essendo che gli serve il macchinario, non quel G3 specifico, anche se facciamo Legion macchinario su, sì, scusatemi, Stride macchinario su un eventuale, per esempio giochiamo Break con le carte macchinario, anche se facciamo Stride la carta di un G4 macchinario, giusto per dargli l'effetto, perché il G4 macchinario funziona comunque con cuore macchinario, comunque possiamo fare tante belle cose. Questi quindi erano gli spoiler di questa settimana qua. Nel complesso, con gli spoiler, si sono comunque cominciato a vedere un po' di carte che ci sono, non ci sono, eccetera. Vedo adesso se farò un video dettagliato su questa cosa. Ma detto questo, ci vediamo ad un prossimo video.